Il tema è l'articolo 3 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Condizioni discriminate per i cittadini del Sud, dice De Luca, che vuole fare chiarezza sui motivi che lo hanno portato a Roma insieme ad altri 500 sindaci del Sud. Quando ti tolgono il pane, devi scendere in piazza e devi combattere. Quando vai a Roma e trovi i portoni delle istituzioni sbarrati di fronte a 500 sindaci, siamo di fronte ad una vergogna per la democrazia italiana. Quei 500 sindaci e migliaia di persone erano lì per combattere. Perché dopo un anno e mezzo di muri di gomma e di indecisione hanno visto messo in discussione il lavoro delle proprie comunità, il pane. Ai giovani poi l'appello a fare della conoscenza un'arma, una bussola per orientarsi in un mondo dove di contro la sottocultura farla da padrone. Cari ragazzi, voi siete la speranza di questo paese. E a maggior ragione la speranza del sud di questo paese. Siate forti, cercate di maturare dentro di voi strumenti culturali che vi consentano sempre di esercitare la ragione critica, di distinguere le parole dai fatti, perché solo così riusciremo a difendere la nostra democrazia e solo così riusciremo a fare in modo che il sud d'Italia non sia tradito dal controrisorgimento che è in atto nel nostro paese e sia garantita a voi una prospettiva di vita, di lavoro e di dignità.